Le tentazioni non ti sgomentino, sono la prova dell'anima che Dio vuole sperimentare quando la vede nelle forze necessarie a sostenere il combattimento ed intessersi con le proprie mani il serto della gloria. Finora la tua vita fu di infante, adesso il Signore vuole trattarti da adulta. E poiché le prove della vita adulta sono molto superiori a quelle di chi è infante, ecco perché ti trovi in principio disorganizzata. Ma la vita dell'anima acquisterà la sua calma e la sua calma ritornerà. Non tarderà. Abbi pazienza ancora, un poco. Tutto andrà per il tuo meglio. Vogliamo fare due considerazioni da questa esortazione di Padre Pio a una delle sue figlie spirituali. Ecco, prima di tutto ricordarci sempre quello che ci viene detto sempre nei libri spirituali, è che Dio è un buon padre e che Dio non approva o non permette mai una prova, una tentazione più forte delle forze che noi abbiamo nel cuore per resistergli e per superarla. E quindi, ecco, c'è questa formazione, ecco, questo aiuto da parte di Dio, se vogliamo, no? Che vuole guidare l'anima e vuole fargli far progresso nella vita spirituale attraverso tante esperienze, tante piccole esperienze della vita quotidiana che sono fatte appunto dalle prove. Come un atleta deve affrontare le varie prove per migliorare sempre la sua prestazione, così anche l'anima attraverso queste prove può migliorare la sua condizione spirituale. E poi ecco l'altra raccomandazione di Padre Pio che viene proprio dalla parola di Dio, San Paolo, che ci ricorda appunto che quando siamo all'inizio della nostra fede siamo come i bambini che hanno bisogno del latte e che non possono prendere un cibo solido, ma poi man mano che avanzano nella vita spirituale devono essere capaci di cibarsi di questo cibo solido, che poi sono appunto le prove che noi troviamo quotidianamente, che Dio permette, sempre permette. Dio non ci manda mai le prove difficili, le sofferenze, ma le permette perché noi attraverso quelle prove ci fortifichiamo e diventiamo veramente nella somiglianza di Gesù, che ha dovuto affrontare la sua passione per la nostra salvezza, la nostra liberazione, che anche noi possiamo, ecco, affrontare giorno per giorno quelle che sono le prove per trionfare con Gesù e per Gesù. Buona giornata a tutti voi.